Continuiamo ancora ad approfondire Luisa. Questa volta invece ci parla di Luisa un'amica. Un'amica che viene dalla Florida e si chiama Margherita Chavez. Chi è Margherita Chavez? Ha avuto un'esperienza particolarissima, diremmo così, di amicizia con Luisa. Si è affidata alla sua intercessione e ha sperimentato l'intercessione di Luisa nella sua vita, in un momento particolare di sofferenza. Diamo il benvenuto a Margherita. Prego. E ci farà molto piacere ascoltare la sua testimonianza di amicizia e soprattutto di come ha potuto sperimentare l'intercessione della serva di Dio. Grazie Margherita. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità di condividere con voi la testimonianza della mia guarigione. Come diceva Luisa nel primo volume dei suoi scritti, questo non è facile per noi. E per ciò anche io chiamo alla Santissima Trinità, a Nostra Madre Santissima, a San Giuseppe e a tutti gli angeli ansanti che vengano a me in questo momento. E vi chiedo anche voi di unirvi a questa preghiera e chiedo scusa per il mio povero italiano. Il mio nome è Maria Margherita Chavez e abito a Miami, Florida, e negli Stati Uniti. Con mia mamma Dolores e mio figlio Christopher. Sono nata a Cuba il 18 di maggio del 1959. Nella primavera del 2006 ho avuto una doppia polmonite molto traumatica e, in mia opinione, guarita miracolosamente grazie all'intercessione della serva di Dio Luisa Picaretta. Tutto è cominciato il mercoledì 4 aprile, durante la Settimana Santa, quando sono stata ammessa all'ospedale di Miami, a Miami, con una polmonite molto severa. E mi trovava senza fiato e non potevo respirare. Vari specialisti mi hanno esaminato, incluso il dottor Mario Almeida, il quale già mi conosceva perché mi aveva trattato prima di altra polmonite, e da quando sono tornata da Italia nel 2006. Io ho avuto un trapianto del rene del 1991, il quale mi è durato per circa 12 anni, e poi un secondo trapianto che mi è durato pochi anni. Allora mi trovavo già da 2 anni in fallimento renale quando questo ultimo episodio di polmonite.
Mi ricordo che nell'estate del 2006 sono andata a Corato per la prima volta per visitare la casa e la tomba di Luisa nella chiesa di Santa Maria Greca e per conoscere la sua assunta e tutto quello di Luisa, la già che la amo molto e già da 28 anni che oggi sto leggendo, studiando e meditando gli scritti di Luisa. Anche io lavoro volontariamente per divulgare la Divina Volontà a Miami insieme alla Madre Marianella Perez e Don Carlos Messiu. Sono incaricata di gruppi di studi e preghiera della Divina Volontà nella mia parrocchia e l'ho assistito al padre a Don Carlos e a Madre Marianella con i lavori della scritti di Luisa che si hanno fatto in occasione della promozione della sua casa. Loro mi avevano chiesto di venire a Corato rappresentandoli in occasione della celebrazione della bella festa dei 350 anni della apparizione di Santa Maria Greca, protettrice di Corato. Mi ricordo durante questo viaggio in Italia ho sofferto una broncopulmonite che è stata trattata dal dottor Almeida e così che lui già conosceva il mio caso di quell'epoca quando lui ha visto il mio stato attuale si è preoccupato moltissimo. Al salotto d'emergenza il diagnostico è stato sepsis travolgente, shock septico, fallimento respiratorio e sindrome di angoscia respiratoria acuta. Oltre il mio fallimento renale da 2 anni e la mia emorragia cerebrale e paralisi parziale del fianco destro da già 20 anni. Allora mi hanno ammesso alla unità di attenzione intensiva dell'ospedale. Ogni volta mi mancava di più il fiato e sentiva che mi asfissiava. Era una sensazione orribile. Mi hanno messo una maschera che copriva tanto la mia bocca come il naso con ossigeno al 100% per vedere se riusciva a respirare. Ma ancora mi sentivo asfissiare. Anche mi stavo dando antibiotici. Mia madre, mio figlio, mia famiglia e mi sono arrivati
amici, e siamo arrivati quando hanno saputo della mia gravità. Anche il Don Alfredo, Don Alfredo Cioffi, un vecchio amico della mia famiglia, è venuto da Filadelfia il mercoledì santo ed è rimasto una settimana. Il venerdì santo, 6 aprile, siccome continuavo a pregionare, i medici hanno deciso di farmi una biopsia al polmone e intubarmi, già che a questo punto non potevo più respirare. I dottori hanno detto che mi dovevano indurre un coma e sono stata collegata a un respiratore. In quel momento, prima che fosse stata intubata, ho ricevuto i sacramenti della confessione, della unzione degli ammalati. Dopo di questo ho perso coscienza. Durante il mio stato di incoscienza ho avuto varie esperienze spirituali. Sentivo che il Signore mi mostrava il male intrinseco della umanità, che mi trovava in un luogo di anziani e moribondo senza poter muovermi. Guardava come gli impiegati abusavano di noi, ci davano medicamenti per mantenersi dormiti e così non gli davano fastidio. Mi è impressionato molto la bocca così sporca di quelli che lavorano lì, che dicevano cose ossene e si ridevano schinazzate. Mi sembrava che erano buffoni e si dileggiavano di noi con una beffa sarcastica che si diletta con vedere soffrire gli altri. Poi sono trovata in una funeraria, come in un posto dove preparavamo il cadavere della persona deceduta, mentre stavano estraiata su un tavolo. Il Signore Gesù mi ha lasciato sentire conversazioni illecite e maliziose di quelli che stavamo intorno a me. Allora mi hanno messo in una bara, lasciandomi fuori un braccio. La bara era troppo piccola e il mio corpo non entrava. E mi forzavano a mettermi dentro e mettere il braccio. Il dolore che sentivo era molto intenso. È venuto un uomo vestito con un cappotto bianco
E io ho cominciato a chiederle a Gesù che abbi pietà di me. Mentre più chiedevo pietà al Signore, più l'uomo mi stringeva la mano. Sono stato così molto tempo. Lui mi dava delle martellate del braccio, si recava di chiudere la bara con il mio braccio fuori. Questo è durato molto tempo. L'uomo mi diceva che se io smetteva di chiedere pietà a Gesù, lui mi lascerebbe tranquilla e non mi torturerebbe più. Però io non ho smesso di chiedere misericordia a Gesù. Poi mi sono trovata davanti a nostro Signore Gesù Cristo. Non potevo pregare, solo ripetevo: misericordia, Gesù, misericordia di me e di tutto il mondo. Dopo un tempo che mi è sembrato molto lungo, Gesù mi ha detto: figlia, i tuoi peccati sono stati perdonati. Immediatamente ho visto uscire di me e ho sentito uscire di me come se fosse un fumo, un soffio, un'ombra nera. Allora il mio corpo si è sentito molto leggero. Sentivo che stava al letto dell'ospedale e il mio corpo pesava meno. Mi sentivo pulita, 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 come una sperghiglio. E allora se mi è presentato alla mia mano destra in alto una presenza molto viva. Lo sentivo alla Santissima Trinità, alla nostra Madre Maria, agli angeli e ai santi. Sentivo con mia anima una presenza divina molto forte, allo alto, alla mia destra, e mi sentivo molto felice, tanto pulita, tanto leggera. Allo stesso tempo la mia condizione clinica continuava in aggravarsi ogni volta di più, fino al punto che i miei due polmoni erano completamente ostruiti. Nelle radiografie che mi facevano non si distinguevano più i polmoni. Dovuto alla mia condizione così precaria, i medici avevano perso speranza e gli hanno detto alla mia madre e al Don Alfredo Cioffi di cominciare i preparativi per il funerale. Soltanto mi lavano da 24 a 48 ore di vita. È stato allora
il martedì della prima settimana di Pasqua, che madre Marianella ha portato una reliquia di Luisa. Dall'inizio tutti, mia madre, mio figlio, mia famiglia, i miei benefattori, e amici, soprattutto il padre Alfredo Cioffi, il don Carlos Messiu, il quale in quel momento si trovava in Nicaragua, e madre Marianella, che veniva a vedermi all'ospedale tutti i giorni e mi leggeva la Passione e il libro della Regina del Cielo, scritti da Luisa. Tutti pregavamo continuamente alla Santissima Trinità per la glorificazione della serva di Dio, Luisa Picaretta. La preghiera ufficiale che il Monsignore Bicchieri ha promulgato. Includo in questa lista anche a Sor Assunta e altri che mi hanno conosciuto quando il mio viaggio a Corato e che madre Marianella li ha notificato della mia gravità. La reliquia fu data a don Alfredo Cioffi, il quale me la è imposto sul petto, facendo una preghiera invocando la Divina Volontà. Ogni mattina in alba mi facevano delle radiografie del polmone e mia mamma li vedeva, che lei è radiologa da più di 50 anni e ha molta esperienza. La mattina dopo avermi imposto la reliquia di Luisa, i miei polmoni cominciarono a definirsi di nuovo. Da quel momento in poi la mia condizione clinica è cominciata a migliorare progressivamente, fino al punto in cui mi hanno tolto il tubo ai polmoni e ho potuto respirare da sola. Ho potuto prendere un nuovo fiato da sola. È così che ho potuto uscire da quello che è stato comatoso del quale mi trovano. Quando sono tornata in me, seguiva sentendo quella presenza così forte della Santissima Trinità in tutta la sua gloria per 3 giorni. Voglio dire anche che durante le 3 settimane che sono stata in coma ho perso moltissimo, peso fino a circa 40 kg e i miei muscoli sono tutti atrofiati e quasi spariti. Però la mia guarigione
è stata così svelta e completa che ho potuto avere un terzo trapianto del rene. Cinque mesi. Don Alfredo è stato il donante. Già che lui aveva considerato donarmi un lobo del polmone quando la mia polmonite. Se questo mi avrebbe salvato la vita. E quella chirurgia di trapianto è stata molto delicata, era invasiva, è durata e più di 12 ore, già che fra altre cose hanno dovuto togliere l'anteriore rene che non serviva più. Nonostante ho potuto tollerarla perfettamente e mi sono ristabilita completamente. Rendo tantissime grazie a Dio nostro Signore per aver ascoltato le preghiere di tante persone che mi vogliono molto bene, pronunziate a favore del mio recupero. Anche mi sento sommamente privilegiata e completamente indegna della grazia di questa guarigione miracolosa. Prego alla Santissima Trinità e a Nostra Santissima Madre che, se è la Divina Volontà, la serva di Dio Luisa Pecarretta sia prontamente beatificata e canonizzata. E come dice Luisa, sia tutto ad onore e gloria di Dio. Fiat. Soltanto una parola, no? Mentre tutto questo stava facendo all'interno di lei, noi facciamo la preghiera, no? Mentre che tutto questo stava all'interno di ella, lo che stava passando, il testimonio di ella, nosotros estábamos bien cerca de ella, no? Yo no he dado mi testimonio escrito todavía, es primera vez que van a escucharlo, no? El Señor quiso, la providencia del Señor, que en el hospital que ella estaba, estaba una cuadra de mi casa, de la casa de la Divina Voluntad. Podía venir dos o tres veces al día. Alrededor de ella, pues, cuando ella llegó el momento difícil, parecía un arbolito de Navidad, con tantas cosas colgadas, tantas luces de tantos colores, ¿no? Él llevaba, pues, según la hora, hacía la oración con ella, hacíamos la Hora de la Pasión, la Virgen María, rezábamos algún escrito de Luisa de ese propio día. Curiosamente, aunque hacíamos la oración de Luisa diariamente, nunca se me ocurrió pedirle directamente a Luisa. Siempre mi queja era con el Señor, con Jesús. Le decía yo, Señor, ¿cómo es posible a Margarita, que me ayuda tanto, que es mi mano derecha, me la vas a llevar? Y esa era mi queja siempre con el Señor. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En este momento vas a llevarme a Margarita, Señor?
No fue hasta el final que ya habíamos recogido el dinero para el entierro de Margarita, ya porque nos dijo, estábamos ahí siempre viendo las placas, como dice ella, su mamá radióloga, que vimos que ya no había nada que hacer. Llegó el padre Chofi y muy curioso, teniendo yo la reliquia de Luisa, nunca se me ocurrió imponérsela. Fue la iglesia que impuso a Margarita la reliquia. Llegó el padre Chofi y le dije, no hay nada que hacer, padre. Ya, estamos recogiendo, llamando a personas para recaudar los fondos para el entierro. ¿Qué hacemos? Dice el padre. Dice, pues padre, lo único que podemos hacer es pedirle a Luisa. Yo traigo la reliquia, usted se la impone. Así mismo fue. Fui a casa, súbito, él vino, entró solo, le puso la reliquia de Luisa en su corazón. Y según todos los exámenes, desde ese punto, ese momento, Margarita ya cambió. Y ese es el prodigio de los milagros. De una vez que se invoca el nombre de Luisa o se pone la reliquia, tiene que haber un cambio enseguida. Y así fue. Fue el cambio tan rápido que al otro día dice el médico, no entiendo qué fue lo que pasó, pero ya está bien. Ringraziamo per questa toccante testimonianza. E diceva la madre, diceva Suor Marianella, che lei si chiedeva perché, Signore, sta succedendo questo proprio a Margarita, che ci dà una mano così grande nel guidare i gruppi, nell'aiutarci nelle opere di apostolato. Si chiedevano perché. Intanto loro non perdevano la speranza, continuavano a pregare, a leggere, fin quando ebbero l'idea, o meglio, cominciarono ad invocare Luisa Piccarreta, ma la cosa notevole è che quando fu messa la reliquia che loro conservavano di Luisa sul cuore da parte di un sacerdote della Chiesa, che insomma suggerì questo, quando fu applicata la reliquia sul cuore di Margarita, ci fu, come si dice nel linguaggio tecnico, il viraggio positivo, come quando si guida, che ad un certo punto si sterza di colpo. Ecco, così è avvenuto, è vero? Il viraggio positivo, si sterza di colpo, si gira di colpo, ecco, ci fu un cambio. Ringraziamo Margarita per la toccante testimonianza, che è una testimonianza molto preziosa, per cui anche il nostro Vescovo ha disposto che si potessero raccogliere queste testimonianze, che poi possano servire per il cosiddetto processo Super Miro, il processo sul miracolo, che potrà servire, se Dio vorrà, per la beatificazione di Luisa. Per tutto questo, cosa possiamo fare noi? Pregare. Chiediamo al Signore che, se suo volere che Luisa diventi beata, ecco, che lo faccia. Noi ci affidiamo al Signore e il Signore compirà le sue opere. E preghiamo perché anche il nostro stare qui non sia un semplice stare, ma sia veramente un segno di comunione. Ecco, vedete, loro hanno pregato insieme e il Signore ha ascoltato la loro preghiera. Più siamo uniti e più siamo segno della presenza di Dio, e sicuramente Luisa vuole la comunione nella Chiesa. Ecco, il nostro segno è proprio l'unità nella preghiera e nella carità, è il segno più bello che vogliamo continuare a camminare nella sequela di Gesù.